ragazzi, welcome back to the channel. Ciao, I speak both in Italian and in English perché voglio parlare sia in italiano che in inglese, perché voglio fare una reazione a questa nuovo successo che ho, perché io nel 2006 per la prima volta avevo la Xbox vecchia, la prima. I had before the Xbox, the first Xbox, then I buy the Xbox 360, perché avevo la vecchia Xbox console, poi ho comprato la Xbox 360 e quindi ho fatto il mio primo account con Microsoft, e quindi c'erano questi Microsoft Points. E adesso io sono in Filippine, quindi now I'm living in Philippines, so I can take every day's points, quindi ogni giorno posso prendere dei punti e accumularli e poi fare questa cosa qua, vedete, redeem. I can redeem here. E quindi quando io faccio questa cosa, redeem, posso decidere se prenderli con Roblox oppure con quest'altro videogame, oppure addirittura posso andare proprio a comprare roba da mangiare al 7-Eleven, che è una specie di chiosco che c'è qua, negozietti che ci sono in Filippine. Quindi se siete in Italia ci sono dei diversi sconti, diciamo, e punti, ma qua in Filippine, you see, SM Gift Pass, Zalora, Max Restaurant, Krispy Kreme, Vikings, The Bistro, oppure you can decide to donate someone, perché questi punti sono soldi, sono soldi veri. E io ho appena ottenuto il livello 2, cioè che è una cosa incredibile, perché io stavo cercando di avere il livello 2 da tantissimi anni, invece quest'anno ci sono arrivato finalmente dopo tanti anni, perché io il primo account Microsoft l'ho fatto nel 2006, mi sembra, e ci avevo già accumulati dei punti, perché io ho accumulato il totale di circa 500 euro in punti nella mia vita, diciamo. Però adesso io ho il livello 2. E come ottenete questa cosa? Voi praticamente dovete fare un account con Microsoft, andate su Microsoft account, cercate, fate un account là, mettete il numero di telefono, tutto quanto, e quindi entrate su Bing, non su Google, dovete usare Bing, perché quando usate Bing vi compare qui, vedete, questa ricerca qua, earnings 0.12, o qua 0.60, vedete qua 0.60, 0.60, here 0.12, here 0.90, this mean the search that you do. Cioè, if you search every day 90 times with a computer, quindi se cercate ogni giorno 90 volte col computer, 12 times with, dovete scaricare Microsoft Edge, perché è aprirlo con lo stesso account, quindi con Microsoft Edge sono sufficienti 12 ricerche, cioè ricerche come con Google, basta che cercate qualsiasi cosa e vi accumula punti qua, vedete. Adesso io ho fatto 3 ricerche, perché ogni ricerca vale 3 punti, vedete. Io adesso qua ho 3 punti perché ho cercato col ma anche a caso, capito, you write something like this, e ieri point, ok, vedete, 6 punti. Quindi questo, quando raggiungete i adesso vediamo dashboard, dovete andare su dashboard, redeem, questi sono soldi veri, these are real money. For example, I want to use in 7-Eleven, voglio andare a comprare qualcosa da 7-Eleven, ok, dovete scaricare questa app che si chiama Chiku Click in Philippines, questa app qua, Chiku Click. Come entrate,
vi segna open, fate l'account e vi segna Open Click Wallet. Non so se si vede. Praticamente voi mettete la password e vi manda un codice che voi dovete inserire da qua. Per esempio, io adesso faccio Redeem Reward qua, no? Posso mettere 100 pesos, 500 o 1000. Cioè, questi qua sono soldi veri che potete usare per andare a 7-Eleven. Per esempio, io adesso ho 11.000 punti, quindi potrei prendere 500 pesos. Quindi fate Redeem Reward e vi manda un codice e poi lo mettete nell'app, questo codice in click Q, e andate da 7-Eleven, perché ho fatto anche un vlog da poco che abbiamo comprato il cibo usando i Microsoft Points. Quindi è un'idea veramente molto smart. E in Italia adesso non so, dovete vedere in Italia quali negozi potete entrare. E vi spiega tutto quanto, comunque anche in Italia vi spiega come utilizzare i punti per andare poi a comprare veri oggetti o cibo, come qua. Io preferisco qua usarlo per andare a comprare da 7-Eleven o che ne so, c'è anche quest'altro. Vabbè. Crispy Donuts, ecco qua, questo. Crispy Tea, Crispy Cream, questo non l'ho ancora provato, filippino. Oppure c'è questo, Vikings Luxury Buffet, cioè potete andare a mangiare al ristorante con i Microsoft Points e praticamente come accumulate i punti, you have this voucher, cioè vi mandano dei voucher che potete utilizzare nei vari ristoranti. Quindi un'idea molto smart da fare, per questo che ho fatto questo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ciao.